Salve, bentornati! Per me è lo stesso giorno, si nota, sono vestita uguale, ho la stessa pallina, la stessa luce. Vabbè, però, cioè, non vi posso sottoporre a un'ora di video. Sembra un altro giorno se mi tolgo la felpa. Salve! Mi sento Maria Antonietta d'Inghilterra, che non era d'Inghilterra, era di Francia. Vabbè! Salve e benvenuti nella seconda parte del racconto del mio percorso di valutazione per il riconoscimento della condizione autistica. Dopo aver affrontato il primo percorso diagnostico tramite RATS, che mi aveva lasciato molto soddisfatta da un certo punto di vista e molto dubbiosa da un altro punto di vista, non avevo grandi dubbi sul fatto che io potessi essere autistica. Devo essere sincera, il mio dubbio maggiore era che forse non era solo autistica, che magari ero anche depressa, che magari soffrivo anche di ansia, che magari c'erano delle altre cose, che magari forse ero un livello 2 e non lo sapevo e avevo delle difficoltà superiori a quelle di cui avevo coscienza. Questi erano dei dubbi che ogni tanto mi venivano in mente. Accompagnati, vorrei normalizzare questa cosa dal dubbio: no, non sono autistica, sono solo depressa, ansiosa. Ma non è esattamente questo il motivo per cui ho affrontato un secondo percorso diagnostico. L'ho affrontato perché in quel periodo lì mi era stato detto che il test RATS non era riconosciuto dal sistema sanitario nazionale e che quindi per avere una valutazione che semmai avessi avuto bisogno di far riconoscere dal sistema sanitario nazionale avrei dovuto sottopormi a un altro tipo di test di valutazione chiamato ADOS 2, che è la versione per gli adulti dell'ADOS che si fa ai bambini e che infatti è il test che viene effettuato nelle strutture sanitarie. Quindi mi è sembrato abbastanza plausibile che potesse essere vera questa cosa, anche perché se ricordate che cosa ho detto nel primo video, che vi metto qui sotto e qui sopra, mi era venuto il dubbio, cioè se un centro non ha la possibilità di valutare anche un livello 2, mi è sembrato plausibile che il metodo diagnostico potesse non essere riconosciuto dal sistema sanitario, perché nella mia testa, a quell'epoca nella mia testa, lo spettro autistico, essendo un'unica definizione, poi all'interno di questa definizione tu puoi avere, torniamo lì, più o meno profondità di manifestazione di più o meno tratti, diciamo così, più o meno intensità di più o meno tratti, quella è ciò che varia, ma nella mia testa il test diagnostico tecnicamente doveva essere lo stesso. Poi magari alcuni richiedono la presenza ulteriore di altri test per valutare altre cose e altri necessitano di altri test complementari per valutare altre cose nel caso nel test principale emergano delle problematicità o delle cose che al clinico diagnostico viene in mente di esplorare meglio. Questo nella mia testa aveva senso all'epoca, perché poi ho scoperto che non è esattamente così, non c'è un criterio unico. Oddio, che fatica! Anche in questo secondo centro, in cui sapevo che sarei stata valutata con un metodo diagnostico differente, mi è stato proposto più o meno lo stesso iter. Ricordo, in parte c'è stato il colloquio di valutazione, il test LADOS, lo svolgimento reale dell'LADOS, un'altra giornata per test complementari, è la giornata della restituzione. Quindi in questo caso sono sicura che erano 4 incontri, avrebbero potuto essere 5 nel caso io avessi avuto dei genitori con cui fare un colloquio o dei parenti stretti che avessero dei ricordi di me nell'infanzia con cui fare dei colloqui complementari. Non era questo il caso, i miei genitori non ci sono più e io sono figlia unica. Chiaramente i parenti, per quanto li frequentassimo, mi vedevano la domenica o per poche ore o in vacanza, torniamo lì per alcune ore, non 24 ore su 24 ad assistere al mio sviluppo come potrebbe fare un genitore o un fratello. Anche in questo caso c'è stato il colloquio conoscitivo in cui io ho avuto modo di riferire tutti gli appunti che avevo preso nella fase precedente. Non so se li ho arricchiti di ulteriori particolari di cui ho acquisito consapevolezza nel frattempo, perché appunto non abbiamo questo foglio, ma ho gli appunti della clinica diagnostica, perché quando io ho parlato e raccontato queste cose, lei ha preso degli appunti spettacolari, ha scritto tutto, tutto.
dopo questo primo colloquio mi ha restituito gli appunti che aveva preso. Mi ha mandato un'email con un PDF della stesura degli appunti. Mi ha detto: mi controlli, perché chiaramente, per quanto io sia veloce e abbia preso gli appunti possibili, potrei aver dimenticato qualcosa o sbagliato qualcosa. Quindi mi ha rimandato a me i suoi appunti, gli appunti che aveva preso mentre io le parlavo, perché io li valutassi, perché io li approvassi, perché io apportassi le correzioni del caso, perché io aggiungessi le cose che mi sembravano rilevanti e che forse in quella fase non avevo detto, che lei aveva mancato di segnare. E anche questa è stata sempre la prima impressione, sempre molto buona. Anche in questa cosa la prima impressione è stata molto buona, cioè il fatto che io avessi voce in capitolo sugli appunti che lei aveva preso su di me mi ha fatto sentire ascoltata, anche in questo caso in maniera diversa, ma anche in questo caso mi ha fatto sentire ascoltata in maniera molto diversa, devo essere sincera, molto diversa. Comunque, poi il secondo incontro c'è stato l'ADOS, e nella stanza con me c'erano due persone, una che interagiva con me e l'altra che osservava dall'esterno. La persona, la sua collega che mi somministrava il test, non riguarda tanto lei, ma quanto come è fatto il test, nell'ADOS ti viene richiesto di fare delle cose o di raccontare delle cose a partire da degli elementi, devi raccontare una storia o inventare una storia o descrivere un'immagine, rispondere a domande aperte o proprio fare delle cose, tipo costruire delle cose. Quindi devo essere sincera, meno controverso rispetto a Raz, che ogni domanda era no però io volevo dire, che però secondo me, come ho detto nell'altro video, è lo scopo del Raz, cioè fatto il colloquio di valutazione ti permette appunto di colloquiare, raccontare le tue perplessità e quindi mettere in luce anche il tuo punto di vista, mettiamola così, esprimere i tuoi tratti, oh, l'ho detto. Mentre per me l'ADOS è stato non so che cosa stai osservando, cioè proprio non capivo che cosa stesse osservando la persona che mi stava somministrando il test. Per alcuni item avevo l'impressione che ci fosse una risposta giusta, spoiler, no, la soluzione è giusta. Una risposta giusta, ma non capivo esattamente come sarei dovuta arrivare a questa risposta giusta, infatti non c'era. Quindi niente, io ho fatto questo test e la volta successiva ho fatto tutta la batteria di test complementari, quindi sulla depressione, sul disturbo di ansia generalizzata, sui disturbi dell'alimentazione, li ho fatti in sede, cioè sono proprio andata lì e ho fatto i test, prendendo tutte le pause che dovevo. Devo essere sincera che questa mia esperienza in questo secondo centro è stata più positiva della precedente per una cosa in particolare: la sensorialità dell'ambiente. C'è stata, ho avuto la sensazione che ci fosse un'attenzione maggiore alla sensorialità dell'ambiente. Nel primo centro c'erano delle sediette di plastica, ma proprio non in generale degli incontri, ma proprio in sede di incontro, colloquio, di valutazione, queste sediette di plastica comodissime, e quindi io mi mettevo la felpa sotto per sedermi. Io me la ricordo questa cosa, una cosa estremamente scomoda, e mi ricordo che feci anche questa osservazione, gli dissi: ma le sedie sono apposta, cioè servono, è un criterio diagnostico il fatto che io trovi le sedie scomode. Invece in questo secondo centro c'era proprio il divano accogliente, le luci soffuse, era molto bello, molto più accogliente da questo punto di vista, il tappeto per terra era più rilassante, perché uno già va lì con... Io sono andata con le mie palline sia al primo che al secondo colloquio, infatti devo essere sincera, nel mio esito di valutazione c'è scritto che ho degli interessi sensoriali peculiari. Seconda valutazione, la prima no. L'ultimo colloquio è stato il colloquio di restituzione, in cui me l'hanno fatta leggere a me la relazione finale, mentre nel primo colloquio non me l'hanno neanche letta. Vabbè, poi te la leggi a casa. Volevo dirti che cosa facciamo noi con gli Asperger. Questo era il primo colloquio.
secondo colloquio mi hanno dato il tempo di leggere davanti a loro la relazione e mi hanno comunque detto che me l'avrebbero mandata via mail, quindi io comunque ne avrei avuto una copia di una relazione dettagliata e anche di un certificato di una sola pagina, perché se devi presentarlo al medico di base o appunto al sistema sanitario non hai bisogno di tutti i particolari dello svolgimento e delle osservazioni che avevano fatto loro. E proprio io mi ricordo questo giorno, che infatti sto aspettando di festeggiarne l'anniversario, perché mi ricordo questo giorno come un giorno meraviglioso, bellissimo. Cioè lei, io continuo a pensare, lei è una persona fantastica. Mi ha proprio restituito questo fascicolo dicendomi questo è l'esito della diagnosi, anche se si dovrebbe più correttamente parlare di riconoscimento della condizione autistica. E io ho detto, oh. E quindi niente, io ho scoperto un'alleata che per me. E ho scoperto anche nel tempo diverse cose su di lei, come chiaramente ho scoperto diverse cose anche sul primo centro, le cose che facciamo con le persone autistiche. In questo caso è semplicemente una cosa estremamente individualizzata, cioè seguono percorsi individualizzati per ogni persona, non c'è un protocollo per la persona autistica. Infatti lei mi ha consigliato di trovare qualcuno, appunto di alleato nel circolo delle persone fidate, una psicologa che potesse accompagnarmi nell'elaborazione di questa nuova consapevolezza e nella revisione delle idee che ho su me stessa, sul mondo e sulla realtà. È stato molto bello, devo essere sincera. E soprattutto ho scoperto che cosa guardavano durante la valutazione e non potevo immaginare che stessero guardando quelle cose, che erano quelle le osservazioni che stavano facendo, perché ero impegnata a fare e a trovare secondo me la soluzione ai problemi che mi venivano presentati. Boh, forse c'è anche una soluzione, non saprei dire, però quello che mi hanno restituito non era hai fatto bene il triangolo, ecco. Non era un test di intelligenza, non ho mai fatto un test di intelligenza. Nel primo colloquio, nell'esito della prima valutazione, c'è scritto che ho un'intelligenza nella norma e io ho detto, ma come fai a saperlo? Se non ho mai fatto un test potrei anche essere superiore alla norma, come fa a dirlo? Nel secondo esito della valutazione c'è scritto che non ci sono motivi per ritenere che io abbia un'intelligenza al di sotto della norma, che è un'altra cosa, perché nessuno mi ha valutato per l'intelligenza, quindi potrei essere un genio. No. Però vabbè, magari sì, no. Però magari... No. Vabbè. Ci sono alcuni elementi che mi sembra giusto mettere in luce, e in particolare riguardano il masking. Cioè tutte le riflessioni che io ho iniziato a fare riguardo al masking, e credo che anche l'occasione sia stato il primo centro e il contatto con un tipo diverso di approccio alla cosa, come dire, alla situazione. E quindi ho iniziato sinceramente a chiedermi quanto del mio comportamento e masking fa parte del masking, che cos'è veramente il masking. Sono tutte cose che io ho scoperto dopo questi percorsi di valutazione, in particolare dopo ho capito la reale portata di quanto il masking riguardi non la recitazione o il costruire un personaggio, ma la costruzione di un sistema di risposte che poi diventano automatiche alla realtà che ti circonda, e quindi proprio risposte che diventano automatiche, automatismi con i quali tu ti relazioni alle altre persone o alle situazioni in cui sei o alle cose che ti succedono, che sono appresi apposta per mitigare o non far emergere i tuoi tratti autistici, che tu non, di cui hai una consapevolezza non del tutto accurata, quindi sono dei meccanismi di sopravvivenza che diventano involontari. Come fai poi tu a distinguere quali di questi comportamenti sono natura e quali sono cultura? Come per esempio questa cosa dello sguardo, cioè che io guardo le persone in maniera del tutto diversa da come le persone neurotipiche si guardano fra di loro, abbiamo scoperto, ma ho bisogno di guardare le persone e penso che una parte di questo bisogno sia dovuto alla
consapevolezza di dare preminenza al linguaggio verbale. Quindi io ho bisogno di catturare più informazioni possibili che mi diano indizio di ambiguità, anche se non capisco l'ambiguità, ma ne ho percezione. Quindi il fatto che io percepisca questa ambiguità per me è sufficiente, capito? Se io non ti guardo e tu mi dici niente e io non vedo come ti stai muovendo, non vedo le tue espressioni, non do attenzione al tuo tono di voce o alla tua mimica, anche proprio il labiale cambia quando sei arrabbiato, quando mi vuoi dire stai tranquillo, non è niente, quando invece non è niente, cioè vedi, cambia anche la faccia. Quindi secondo me, ora chiaramente stavo esagerando, però secondo me è un tentativo disperato, avendo sbagliato così tante volte da molto piccola nel prevedere, nel capire quello che stava succedendo, il mio bisogno di controllare, di registrare più informazioni possibili è dovuto proprio alla consapevolezza. Quindi, boh, questo è masking. Secondo me può essere considerato masking. Un'altra componente del motivo per cui io fisso le persone, cioè ho bisogno di guardare le persone mentre parlano, secondo me è anche per il processamento sonoro, cioè ho bisogno del labiale, ma anche in inglese ho bisogno del labiale. A Londra, quando incontravo le persone che non aprivano la bocca, che parlano alla porta, bocca chiusa, era un problema. Ora una mascherina è un problema, perché nei momenti di stress o nei momenti di fatica o di sovraccarico i suoni mi si appiccicano tutti fra di loro e quindi ho bisogno di un appiglio visivo per appunto mettere in risalto le cose che voglio ascoltare rispetto alle altre, perché si mischiano con tutti i suoni e non hanno una profondità, diventa un minestrone tutto unico. Quindi avere un appiglio visivo verso lo stimolo sonoro al quale devo prestare attenzione mi aiuta moltissimo. Ma sono tutte strategie che sono molto diverse dalla naturale tendenza a guardare in faccia le persone che hanno i neurotipici. Vabbè, la consapevolezza del masking va avanti, non è finita, sono solo al primo anno, ce n'è di studio qui su se stessi. Però secondo me è molto difficile averne consapevolezza da subito, ecco. Smettiamola di diagnosticare la gente guardandola, perché non è così che funziona. Ci sono dei test molto difficili. Comunque, il senso di questo mio racconto è un altro: non confrontare due centri diagnostici diversi, non confrontare due professionisti diversi, ma confrontare la mia personale, esclusivamente mia esperienza con due metodi di valutazione diversi, il RADS e l'ADOS-2. Il primo pro del RADS è che è un'utilissima fonte per raccogliere le informazioni, quindi che voi lo utile come test autodiagnostico precedente a una reale valutazione, è utile, so che molti lo usano, anche come colloquio conoscitivo per raccogliere le informazioni. Usato come metodo diagnostico, ha il pro di essere discorsivo e quindi di offrire opportunità di dialogo con il clinico che ti sta facendo la diagnosi prima e poi anche probabilmente nel percorso di presa di consapevolezza dell'appartenenza alla condizione autistica, no? Come contro trigger il masking, cioè secondo me trigger il masking. Non so in che altro modo dirlo. A me ha dato la sensazione che triggerasse il masking, cioè che tu hai consapevolezza di qual è la risposta più autistica, di come un po', secondo me, un po' ti incasina il cervello. Non lo so, no, cioè è chiaro che uno che va lì non ha alcun interesse nell'apparire non autistico, ha interessi a rispondere più sinceramente possibile. Il mio dubbio è che a quel punto di consapevolezza di se stessi uno non è per forza e necessariamente arrivato a sapere cosa significa sinceramente, cioè il termine sinceramente. Questo è il mio dubbio e il mio contro. Possibile contro di questo metodo diagnostico. L'ADOS 2 ha il pro che non sai che cosa stanno valutando, cioè tu ti metti lì a fare i compitini che ti danno ma non sai che cosa stanno osservando e quindi è più difficile prevedere quale sarà la risposta
che rivela i tuoi tratti piuttosto che quella che li maschera. Per me, perlomeno, sono sempre la mia esperienza personale, per me è stato così. Contro, in questo caso invece devo tirare dentro l'esperienza di altre persone e dire che come contro l'ADOS qualcuno trova che sia infantilizzante, perché ti danno dei compiti da fare, delle cose da descrivere, delle robe che alcuni hanno la sensazione siano infantilizzanti. A me non è sembrato, ma mi rendo conto che potrei aver avuto questa sensazione, uno grazie al mio andare per il mondo senza alcun pudore. No, alcun. Cioè, ho dei pudori, ma non riguardo al mio infantilismo. Cioè, il mio infantilismo ormai ho un'età per cui non ho più l'aplomb di quando ero giovane, per cui mi sembrava di voler sembrare figa. Ora proprio, cioè, come sai quando uno dice, uno invecchia, torna bambino, è così un po'. Poi, secondo me, io sono stata anche influenzata dal fatto che appunto la persona che mi ha fatto la valutazione sia stata così attenta al mio parere, che ci sia stata una fase pre di raccolta di informazioni che mi ha coinvolto direttamente, che mi abbia restituito i suoi appunti, che mi abbia fatto aggiungere, correggere o dare il mio parere sugli appunti che aveva preso su di me. Quindi non mi sono sentita oggettivizzata, non mi sono sentita osservata, non mi sono sentita analizzata. Ho proprio avuto la sensazione che fosse una collaborazione nel valutare insieme. Non so come spiegare, e che quindi io stessi semplicemente offrendo del materiale, punto, non che mi stessero giudicando, ma mi rendo conto che questo è dovuto alla persona, cioè non al metodo in sé, ma alla persona che lo somministra. E capisco che questo è possibile anche nei confronti del RADS, cioè l'importanza della persona che somministra il test è forse anche un po', non voglio dire sottovalutata, ma mi è capitato di pensare che non fosse presa nella giusta considerazione. Quindi il clinico che fa la diagnosi deve anche sapere che cosa guardare, altrimenti tenderà a sottostimare alcuni aspetti o sovrastimare altri aspetti. Al di là dei due metodi c'è la componente umana, come in ogni cosa. Il senso di questo video infatti non è dire questo professionista, quel centro, quell'altro centro, ma semplicemente condividere la mia esperienza personale con questi due metodi diagnostici differenti. Ho pagato più o meno la stessa cifra, come forse ho detto nel precedente video, e ho scoperto tra l'altro che, a differenza di quanto mi era stato detto, il fatto che venga riconosciuto dal Sistema Sanitario Nazionale non dipende dal metodo diagnostico, ma dalla commissione medica che trovi, dalla regione, da chi c'è. È del tutto aleatorio, è lasciato alla discrezione del singolo, a quanto ho capito, perché conosco personalmente persone diagnosticate tramite RADS, il cui esito diagnostico è stato tranquillamente riconosciuto dalla ASL. Quindi, bene, questa è stata la mia esperienza e chiaramente non è esaustiva per spiegare perché io abbia preso le distanze dal termine Asperger o da un certo modo di vedere l'autismo e ne abbia invece sposato un altro. Non era chiaramente questo l'intento del video. Come ho detto nella prima parte, la mia esperienza non rende meno dall'esperienza di nessun altro, quindi io conosco persone diagnosticate con il RADS e non ho alcun dubbio nel ritenere che la valutazione sia aderente e valida, anche perché, cioè, io ho due valutazioni ma entrambe dicono la stessa cosa, quindi mi preme in particolare precisare che non ho alcun motivo di dubitare della diagnosi di nessuno. Bene, vi ringrazio di essere rimasti con me fino a qui, di aver pazientato. Presumo che abbiate visto la prima parte, se no la trovate in descrizione. E basta, non sentitevi in alcun modo obbligati a iscrivervi al canale, a cliccare sulla campanella, a mettere un mi piace o a condividere un vostro commento, anche se a me i commenti mi fanno sempre piacere, mi fa piacere sapere chi c'è dall'altra parte, chi sta guardando i miei video, che cosa pensa, e condividere in qualche modo con me un vostro pensiero. Ma
non sentitevi in alcun modo obbligati a fare alcunché di queste cose. Vi ringrazio comunque di avermi ascoltato e aver cliccato sul video. Ciao!